c'è anche il cagnolino. Ciao. Molto bene, è stato uno dei talk più interessanti. Ho scritto a Massimo. Sì, certo. Buonasera a tutti e benvenuti al talk Sondaggi e statistiche ufficiali, quali dati per la corretta informazione. Con questo talk si concludono due giorni intensi qui a Palazzo Bomben a Treviso e, come qualcuno di voi che ci ha seguito anche in precedenza avrà avuto modo di notare, siamo passati attraverso tutti i temi fuori misura dell'attualità e in particolare oggi abbiamo trattato i temi dell'inflazione, i temi del lavoro, i temi dell'emergenza idrica, dell'emergenza ambientale e ieri invece abbiamo dedicato tantissima attenzione all'intelligenza artificiale. Perché? Perché, come si dice, vogliamo stare sul pezzo. L'elemento fondamentale in tutto il Festival della Statistica che si svolge qui a Treviso dal 19 al 22 è chiaramente l'osservazione sui dati e però anche l'importanza della diffusione dei dati. E per questo ci piace ricordare non soltanto il momento di approfondimento scientifico che è quello che si è tenuto qui a Palazzo Bomben, ma anche tutte le altre iniziative che peraltro proseguiranno fino a domani. Prima di presentare i nostri ospiti, che ringrazio per aver accettato di essere qui, che sono venuti in presenza a Treviso, volevo anche ricordare che questo è uno degli appuntamenti che ha anche la diretta LIS nell'ambito di una collaborazione che noi ormai abbiamo da anni con RAI Pubblica Utilità. Parleremo in questo talk di quello che un po' gli addetti lavori, cioè gli addetti lavori lo sanno, ma un po' tutti intuiscono la differenza tra statistiche e sondaggi, partendo dalla certezza di fondo. I dati servono proprio a tutto e se non ci occupiamo noi dei dati, i dati si occupano di noi. Lo facciamo in compagnia del professor Maurizio Vichi, che è accanto a me, ordinario di statistica presso la Sapienza, ma anche presidente della COGIS, che è la Commissione di Garanzia per la Qualità dell'Informazione Statistica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, autore di più di 100 articoli. Vicino a lui c'è la professoressa Monica Pratesi, che è la direttrice del Dipartimento di Produzione Statistica, componente della SISA, già presidente, l'avete anche stata numerose volte menzionata in questi giorni, è stata presidente della SIS, tra le ideatrici del Festival della Statistica e anche autrice di numerosi lavori. E poi abbiamo voluto un elemento, diciamo, di effervescenza e di divergenza con Livio Gigliuti, il dottor Livio Gigliuto, che è un sociologo, è il presidente esecutivo dell'Istituto Piepoli, probabilmente molti lo ricordano come, e lo vedono come volto televisivo della striscia serale che ha a che fare con i numeri, e quindi proveremo a ragionare con loro anche in un momento, diciamo, di effervescenza, è l'ultimo talk, quindi ce lo possiamo permettere, su intanto la differenza tra statistiche e sondaggi, se si possono trovare delle buone pratiche nei vostri settori. E cominciamo dal professor Maurizio Vichi. Rapidità della statistica ufficiale. Spesso alla statistica ufficiale viene un po' imputato il fatto di essere lenta, mentre per definizione deve essere tempestiva. Ci riusciamo? A che punto è il dibattito anche internazionale sull'argomento? Allora, intanto grazie per questo invito gentile e anche per la presentazione. E io sono molto lieto, anche io
ho fatto parte della SIS e quindi in qualche modo abbiamo sempre sponsorizzato questo tipo di attività di comunicazione e di divulgazione della statistica, quindi siamo perfettamente in linea. Questo festival oramai è una tradizione vera e propria, e quindi devo dire che complimenti agli organizzatori, alla SIS, a Istat per questa tipologia di eventi. Allora, per quanto riguarda il discorso sulla capacità che la statistica deve avere di dare velocemente dei risultati, questo, diciamo, recentemente è diventato il paradigma più importante a livello internazionale. Questo da dopo sostanzialmente il Covid-19, e tutti gli stakeholders politici e anche economici richiedono le statistiche di tipo ufficiale, non le statistiche, diciamo, i sondaggi semplicemente, ma anche le statistiche ufficiali in tempi molto rapidi. Questo perché? Perché effettivamente, se poi una statistica arriva quando non serve più, quando il risultato non ha più la sua efficacia, perde di qualità, e questo è un elemento centrale per la COGIS. La COGIS si occupa di valutare proprio la qualità dell'informazione statistica, quindi è centrale che questa qualità sia coerente con le discussioni, gli argomenti, gli eventi che mano a mano si presentano. Ed ultimamente, come sappiamo, ci sono state diverse crisi che si sono susseguite, e questo ha portato appunto ad una richiesta. La tempestività delle statistiche è un elemento centrale nella discussione, anche nel code of practice, in quelle che sono tutte le documentazioni che usa anche Istat per seguire la qualità dell'informazione statistica. E quindi, ed è diventata addirittura adesso questo elemento tanto importante che ha motivato sostanzialmente la presentazione della legge, della modifica del regolamento 223, che adesso è stato giusto a luglio depositato in Parlamento, e c'è stata un'ampia discussione a livello internazionale in cui ha partecipato anche ESAC. Io ho fatto parte anche di questa European Statistical Advisory Committee e abbiamo discusso proprio di questo fatto, e l'elemento motivante per cambiare la legge è proprio quello di rendere disponibili informazioni statistiche private, informazioni statistiche che permetteranno di velocizzare la realizzazione e la produzione di statistiche. Questo è un primo elemento importante. Poi, in realtà, il cambiamento della rilevazione dei dati è un altro elemento che produce poi una velocizzazione delle statistiche. Proprio l'uso di dati che sono sempre più, nelle discussioni che si sono state fatte a livello internazionale, sempre più la statistica va verso l'uso di dati che vengono intercettati attraverso internet, attraverso gli eventi, attraverso la transizione digitale, attraverso le transazioni che ci sono di tipo economico, finanziario. Tutti questi eventi, che sono gli eventi delle singole persone, saranno sempre più frequenti, e la statistica andrà sempre di più verso una direzione di una statistica che fa meno indagini e più riesce a rilevare e a intercettare queste informazioni che già circolano nella rete e che devono essere catturate. Si deve vedere la qualità di queste informazioni, chiaramente, però tutto questo già c'è e non bisogna richiederlo alle persone. Ed è questo l'elemento che appunto ha motivato anche la nuova legge che dicevo prima, cioè rendere disponibili i dati. Pensate ai dati sulla telefonia mobile, quanto questi sarebbero utili se potessero essere tranquillamente utilizzati nel realizzare i movimenti della popolazione, capire gli spostamenti, capire il turismo, capire tanti fenomeni che altrimenti diventa complesso
e quanto potrebbe essere immediata la risposta a queste, diciamo, alla conoscenza di questi fenomeni usando dati di questa natura. Quindi questo è il secondo elemento. Poi il terzo elemento che volevo mettere in campo è il discorso della innovazione statistica. Anche quella produce una velocizzazione delle informazioni, la rapidità dell'informazione statistica. Innovare è l'elemento centrale degli, diciamo, degli istituti nazionali di statistica, ma non solo, anche delle università, anche nei corsi di statistica si deve innovare in continuazione, perché effettivamente la statistica diventa velocemente obsoleta per effetto proprio di una serie di cambiamenti che ci sono molto veloci. Per esempio, faccio un altro semplice esempio che riguarda proprio questo. La complessità è un elemento che di cui si deve tener conto. La complessità è in passato è stata sempre poco presa in considerazione, no? Vediamo il caso di andare oltre l'uso del GDP, no? Go beyond GDP, in cui si pensava che il progresso di una nazione potesse essere semplicemente rappresentato da una variabile. Così come anche la discussione che c'è in questi giorni, in questi ultimo periodo, sull'inverno demografico. Sì. L'inverno demografico, vedete che è un modo di dire che rappresenta molto di più di quanto può rappresentare un singolo indicatore, che è quello che valuta la natalità, perché ci sono delle interconnessioni che altrimenti si perdono. La statistica non può guardare variabile per variabile, ma deve guardare i fenomeni nel loro complesso. Grazie. Mi fermo. Professoressa Pratesi, Monica, l'osservatorio da parte dell'Istat, quindi introduciamo anche l'argomento ovviamente della molteplicità delle fonti. Quanto è difficile fare statistica ufficiale tenendo presente allora il parametro della rapidità, l'innovazione e la molteplicità delle fonti? È difficile? È difficilissimo. E allora? E allora si fa lo stesso, si fa quello che si può fare nel miglior modo possibile nel rispetto della privacy degli individui e ovviamente in ottemperanza al principio del segreto statistico. Ma mi riaggancio a quello che diceva Maurizio prima, ai dati di telefonia. Sicuramente voi sarete titolari di contratti, avrete comprato schede e quando l'avete fatto avete detto il mio codice fiscale è, io sono e sono nato il, o comunque questo dal codice fiscale si può anche vedere. Magari ci sta anche che abbiate comprato più di una scheda o più di un abbonamento, magari per i figli o qualche parente. Certo è che poi con la scheda, quando quella si aggancia alle celle, si vede dove si va, no? Questi dati sono tenuti dalle compagnie telefoniche, sono venduti dalle compagnie telefoniche ai noi, o meno male, il mercato cresce, il GDP si incrementa anche per queste cose e forse possano anche essere usati nella produzione di statistiche efficaci sui movimenti della popolazione o sulla rilevazione della popolazione che insiste sul territorio, perché, come richiamava prima Maurizio, abbiamo anche, oltre alla necessità di aggiornarci usando fonti nuove, e poi riprenderò questo discorso per farvi capire perché è difficilissimo produrre statistiche ufficiali, come dicevo prima Serenella. Allora, noi dobbiamo produrre dati che siano comparabili e che secondo il Code of Practice abbiano una coerenza e che rispondano a delle definizioni che sono conformi anche a delle leggi che ci sono nel nostro paese ma anche fuori a livello europeo. Cioè noi dobbiamo dire cos'è popolazione residente, cos'è popolazione presente, perché cos'è popolazione residente serve poi per impostare la democrazia dell'elezione, no? Vabbè, ma insomma poi serve per tante altre cose, ma diciamo limitiamoci a questo. Quando compriamo l'abbonamento al telefono noi diamo dei dati che poi le compagnie usano per
costruire delle stime di pendolarismo, per esempio, anche delle stime di popolazione che insiste in un certo momento sul territorio, facendo anche delle bellissime mappe colorate con i fuochi d'artificio, salgano colonne di fuoco per dire che in quel momento lì a Milano alle 23, alla fine del concerto, c'era una concentrazione di popolazione molto alta. Tutti giovani o tutti anziani, tutti quelli che però corrispondono al dato dato al momento dell'acquisto e del contratto, che è un dato talvolta non necessariamente corrispondente alla realtà ed è un dato che magari risale a un bel po' fa, no? Direi, ma io calcolo l'età al momento in cui come compagnia telefonica costruisco queste mappe vive con tutti questi colori e effetti. Molti ma genitori hanno anche intestato, no, la SIM del figlio, certo. Quindi il figlio è lì, ma in realtà la SIM non è intestata al genitore. Quindi sì. Come fai? Come si fa? Allora, questo per dirvi che a volte bisogna entrare nella logica che sì, la statistica ufficiale magari è un po' lenta, ma è solida, perché quando dice che la distribuzione per età della popolazione nel posto tal dei tali è quella, perché è il frutto dell'integrazione di fonti affidabili, di fonti controllate, nel rispetto ovviamente della privacy e ottemperando al segreto statistico. Per questo dico è difficilissimo, perché la fonte di telefonia certamente è una gran ricchezza che ci sia e la statistica ufficiale la usa, e la dovrà usare sempre di più, però poi se vogliamo pestare un terreno solido dobbiamo avere il coraggio di dirsele queste cose e di dire che non è vero che la tempestività è la nuova accuratezza, o meglio, può essere anche che la tempestività in alcuni casi sia percepita come un'accuratezza, perché devo prendere delle decisioni diciamo in tempo reale, però la qualità di quella decisione è anche funzione della solidità del dato, quindi è un ragionamento complesso che va articolato anche per far prendere alla statistica ufficiale il ruolo che le compete. Sì. Ecco, non so se sono riuscita. Assolutamente sì, prego. E infatti mi viene in mente solidità. E con i sondaggi come la mettiamo? Altrettanto solidi? Loro sono rapidi? La professoressa Pratesi mi ha guardato quando sono stato presentato come si guarda tecnicamente il tacchino a Natale. oppure come si guarda, non so, un vegano guarda il tofu, non so, comunque qualcosa che guardano i vegani. Io sono carnivora. E quindi lei mi ha guardato come il tacchino a Natale, perché naturalmente la mia figura adesso è quella del sondaggista, perché ma in fondo quello è che ti puoi difendere, quello è il insomma, comunque il tacchino sempre tacchino è a Natale, si può difendere quanto vuole, ma il suo lavoro è quello lì. Perché naturalmente un po' c'è questa rappresentazione, no? La rappresentazione pubblica esiste ed è quella della statistica ufficiale, diciamo così, solida, che qui è rappresentata molto bene naturalmente, e dall'altro lato il sondaggio, che è uno strumento semplice, almeno così viene percepito. In realtà questa dicotomia cercherò di smontarla, intanto per cercare di sopravvivere tra le fauci, diciamo, dei qui presenti, no, ma anche perché profondamente penso non sia vero. Quando mi è stato raccontato come eravamo distribuiti oggi, ho pensato a un'intervista che è stata fatta una volta a un calciatore, così abbasso il livello della discussione. A un calciatore è stato chiesto, era un difensore, non lo so, in questo paese può valere tutto. Però a noi ci ascoltano in tanti, Livio, non soltanto. Bene. La nostra platea è molto ampia e abbiamo naturalmente docenti, esperti della materia, ma insomma siamo fieri di arrivare anche... Arriverò ai complimenti allo statistical, ma questo ci arriviamo dopo, la pubblicità di solito è alla fine. E quando mi è stato raccontato, io ho pensato a questa intervista in cui un calciatore... E gli è stato chiesto, guarda, tu domani dovrai giocare accanto a Maldini e Baresi, questo ti mette, sono due grandi calciatori storici, interviste tanti anni fa, com'è? No, te lo chiedo dopo. Maldini. Chi è Maldini? Maldini, va bene Maldini? Maldini. Comunque, no, insomma. Per carità, va bene. Anche Maldini e Baresi. E come la vivi? Ti senti un po' in soggezione? Quel giocatore ha detto no, mi sento rassicurato, perché Maldini e Baresi
sono le spalle sulle quali io posso costruire la mia prestazione di domani. È la stessa situazione in cui mi trovo io, diciamo, come rappresentante della categoria sondaggista. Ma il sondaggista nel suo lavoro, così rispondo alle due, non sto sfuggendo alla domanda, rispondo alle due provocazioni che stanno dentro la tua domanda. Cioè, la prima provocazione è possibile superficialità del dato? Allora, sulla superficialità eventuale del dato del sondaggio in realtà c'è un tema. Tutte le nostre ricerche, ne parlavamo prima col professor Vichi quando facevamo una chiacchierata di preparazione di questa piccola, diciamo, riunione, in realtà tutti i nostri sondaggi si basano sui dati Istat o si basano sui dati ufficiali. Io per costruire un campione su un collegio che tra l'altro è stato costruito di solito grazie all'aiuto di Istat, mi fondo sui dati Istat, mi fondo sui censimenti, mi fondo sulle informazioni ufficiali. Addirittura se io devo studiare un fenomeno, ad esempio lo sport in Italia o il consumo di prodotti, il fumo, qualunque cosa io debba studiare, positivo o negativo nel nostro paese, io prima mi vado a vedere i dati Istat, perché i dati Istat mi danno la base. Io so che poi da lì posso lavorare col sondaggio che parla di un tema attuale, quanto questa settimana sei andato a fare sport, ma parto dal dato Istat. Livio, questo è quello che i giuristi chiamerebbero la fonte delle fonti. La fonte delle fonti. Dei dati. Ma esiste anche naturalmente, certo, nel nostro mondo, no? E nel nostro mondo quella è la fonte delle fonti, cioè è da lì che noi raccogliamo la credibilità del nostro dato. Poi c'è l'altro aspetto, e cioè il committente, perché noi siamo sondaggisti, cioè abbiamo un committente. Quel committente è un'azienda o è un politico, per esempio, no? Politico sempre meno, in realtà è una quota marginale del lavoro di un sondaggista, il lavoro per i politici. Di solito è un lavoro per aziende. Ma non incide il fatto di avere un committente nelle cose che poi raccogli? Cioè, non sei un po' spinto, in qualche modo, anche inconsciamente, a essere influenzato dal committente? Questo in realtà è il vero tema. Cioè, hai colto lo spirito della domanda. Lo so, perché io ho capito cosa c'era sotto. Tu sei stata molto elegante, ma in realtà il concetto di fondo è: questi vi pagano, vero? Questi ci pagano, ma ci pagano per avere informazioni che loro poi possano spendersi come credibili. Allora, se io, come istituto di ricerca, divento poco credibile perché le informazioni che distribuisco finisco per essere, diciamo, un po' vicino al committente, dopo un po' il committente non me le chiederà più, perché dirà: no, quello lì non è più credibile, i giornali non ci credono, l'opinione pubblica non ci chiede, e quindi io perderei i clienti. Sono costretto in alcuni casi ad andare contro al committente per seguire il dato che raccolgo, perché sennò perdo credibilità e paradossalmente perdo pure i clienti. Chiudo su un'altra cosa, perché mi è stato chiesto di venire qui e parlare di sondaggi. Ho pensato, il tema di fondo è quanto sono credibili i sondaggi. Allora, quanto sono credibili i sondaggi, quanto gli italiani credono ai sondaggi? Io mi sono chiesto: come faccio a rispondere a questa domanda? Ho fatto un sondaggio. Eccolo, forza ragazzi, sorpresa. Questo è il lavoro mio. Ho fatto un sondaggio, cioè ho chiesto a un campione rappresentativo di italiani quanto credano nei sondaggi. Devo dire, non siamo usciti benissimo, nel senso che c'è una metà che ci crede e una metà che non ci crede molto. C'è però un tema, che è quello che consegno anche al futuro della chiacchierata che abbiamo insieme, e cioè si tende a credere di più nei sondaggi con la crescita del livello di istruzione. Cioè i laureati dicono: io mi fido molto dei sondaggi. Ora, questo per me non è un bel dato. Questo significa che noi dobbiamo lavorare per rendere i sondaggi, la statistica, più facili da capire e probabilmente lavorare in termini di divulgazione. Ed eccomi con la pubblicità allo Statistical, perché secondo me Statistical fa questo lavoro qui. Cioè rende la statistica divulgabile, comprensibile per tutti. Quindi complimenti a voi e anche un po' ai sondaggi, proviamoci. D'accordo, ti ringrazio. In questo modo si introduce anche un secondo aspetto che per certi versi non era proprio così atteso, ma ti ringrazio molto, cioè che è il tema della divulgazione del dato e della comprensione. La professoressa Pratesi, Monica, ha detto: le statistiche devono essere solide, e Livio da un altro osservatorio ci ha detto: noi dobbiamo partire da dati credibili. Quindi certamente i concetti che sono sottostanti è quello che il dato debba essere certo, si debba poter leggere e si debba poter comprendere. E in questo senso quindi ti ringrazio non soltanto per
la solidarietà al Festival della Statistica, ma insomma Istat ha nella sua missione la promozione della cultura statistica, la diffusione del dato e renderlo comprensibile, renderlo fruibile naturalmente oltre a farlo produrre. Quello che è emerso oggi anche nel dibattito che ci ha preceduto, quello sui BEST, e che mi ha particolarmente stimolato, è quello che l'uso corretto del dato, che però per usarlo correttamente bisogna conoscerlo, ha parlato prima un decisore politico, ha parlato di come il BEST, ma potremmo utilizzare tantissimi altri dati in questo senso, se possa essere veramente lo strumento per migliorare, fare sviluppo sui territori, ma far crescere in genere il paese. Ecco, a questo punto chiedo ai due professori di statistica: l'Italia come sta benchmark internazionale? Cioè, abbiamo capito che i dati devono essere certi, abbiamo capito che sono tantissimi, abbiamo capito che la statistica ufficiale deve rigorosamente difendere la sua solidità, la sua autorevolezza, anche quindi non correre dietro la velocità, tempestiva sì, ma non rapida per forza, e invece rispetto alla conoscenza del dato come stiamo messi? Chi vuole? Allora, posso intervenire? Allora, sulla conoscenza del dato, cioè sul tipo di informazione che si deve recuperare a livello nazionale e internazionale, diciamo che forse molto è legato al livello appunto di dimensione internazionale europea, perché la maggior parte delle statistiche anche che produce Istat di fatto sono quelle stesse che vengono concordate a livello europeo da tutti gli stakeholders. È chiaro che quello che forse manca e che vedo che sarebbe necessario riuscire ad intercettare in maniera più forte è proprio la capacità di riuscire a individuare le informazioni che sono in campo nel momento in cui queste informazioni, diciamo le crisi per esempio, è difficile riuscire a seguire le crisi nei tempi corretti di quando queste effettivamente si presentano. Questo è un limite anche della statistica ufficiale, e per questo, ripeto, è stato poi indicato di riportare tutto il discorso a livello di velocizzare e di rendere più velocemente fruibili le informazioni. Sono assolutamente d'accordo sul discorso che la comunicazione è l'altro elemento fondamentale per far comprendere di fatto le statistiche, come funzionano, e non lasciare questo aspetto per esempio ad una successiva interpretazione. Lo statistico non deve essere semplicemente quello che produce numeri, ma li deve anche saper commentare. Adesso è diventata un elemento centrale nella formazione dello statistico. Una buona parte deve essere una formazione di informatica, una buona parte deve essere una formazione di statistica e una buona parte di comunicazione, perché la comunicazione è centrale, altrimenti si fanno delle statistiche, delle analisi che, come dicevo prima, non guardano il problema nel loro complesso, ma variabile per variabile, e questo porta a una distrazione delle persone, a non seguire da parte della gente, che non comprende poi perché diventano troppo tecniche. E quindi c'è bisogno di dati, c'è bisogno di data scientist, c'è bisogno di data humanizer. E Monica non fa nulla. No, figura. A proposito di questo bisogno, cioè c'è bisogno ovviamente di usare un linguaggio che serva per comunicare significati. Si sa tutti, quando si impara una lingua straniera all'inizio se ha difficoltà, poi a un certo punto, mettendo insieme tutto, mimica facciale e proprietà di linguaggio, si riesce a comprendersi. Allora il punto è usare il linguaggio dei dati, usare il linguaggio della statistica. Linguaggio dei dati e linguaggio della statistica non sono la stessa cosa. Ora, qui la professoressa Pratesi dovrebbe dire che qual è la differenza. Io ve la dico la differenza. E noi siamo curiosi. Siete curiosi? Sì, beh, si parla di data literacy e di statistical literacy. Non sono la stessa cosa.
perché la statistica literacy comprende al suo interno anche tutti quei metodi, modelli, concettualizzazioni che servono per individuare e misurare l'incertezza, e quindi servono a mettere insieme modelli che diano previsioni, modelli che studino relazioni. Data literacy vuol dire imparare a capire come si raccolgono i dati, imparare anche a rendersi conto che dato è un participio passato, e quindi vuol dire che c'è un complemento d'agente, e quindi vuol dire che la fonte conta, che chi ha costruito il dato conta, e tutto questo ovviamente serve per avere la consapevolezza di chi ha costruito il dato, per quali finalità e con quali metodi, e poi riuscire ad agganciare tutto ciò all'analisi del dato tramite la statistica literacy. Quindi attenzione, perché quando ero studentessa io, ormai tanti anni fa, questi due aspetti non erano tanto separati. Perché non erano tanto separati? Perché la tecnologia non era così sviluppata da poter produrre dati quasi in modo inconsapevole. Cioè era necessaria una progettazione concettuale del dato che poi venisse tradotta in strumenti di rilevazione e poi permettesse l'analisi. Oggi non è più così. Il mio telefono cellulare, che è lì in borsa, e che è molto citato stasera. Stasera molto citato, sta dicendo al gestore dove sono io, e fra 10 minuti, un quarto d'ora gli dirà dove andrò. Ma io non ho fatto niente. Ma noi dobbiamo avere paura, allora, di questo? Allora, capisci che la data literacy comporta anche una consapevolezza delle nuove, non nuova, forse delle nuove, delle moderne tecnologie, di come generano dati in maniera tale che un tempo noi si diceva, quando ero studentessa io, si fanno studi osservazionali, non di disegno, di raccolta dei dati. Ora, anche qui mi toccherebbe, dovrei, e Maurizio mi perdonerebbe, fare un'altra micro lezione per capire, per dire qual è la differenza fra studi osservazionali e studi nei quali poi invece si disegna e si concettualizza il dato e si disegna anche il processo di raccolta, campione compreso. E quindi si mette insieme anche i meccanismi per gestire l'inferenza e quindi l'incertezza legata a quel dato. E quindi si ha bisogno della statistica literacy. Un tempo era tutto insieme, capito? Dentro la statistica literacy ci sapeva tutto. Adesso, dal momento, come dice giustamente Maurizio, che c'è bisogno di una quota di informatica, no? Non poco, e di una quota di comunicazione, il processo produttivo del dato e la sua analisi ha bisogno della data literacy per capire bene gli strumenti informatici, le tecnologie moderne che generano dati senza che ci sia una consapevolezza, un disegno da parte di chi poi li consuma e deve fare l'analisi e magari li paga anche. Cioè, è un discorso piuttosto complesso. Sì. Allora non so quanto posso ancora andare avanti, Maurizio, tu in questo vuoi... discorso. Per me per ore e ore. Perché la questione è che poi senza statistica literacy, cioè senza una chiara conoscenza dell'incertezza e di conseguenza anche dell'errore del dato, no? Diciamolo, è una parolaccia dire errore, ma alcuni dati sono affetti da errore. Il dolo del dato? No, quella è un'altra cosa. L'abbiamo sentito poco fa. Allora, se si dovesse andare dentro e classificare gli errori del processo produttivo dei dati, ma insomma, poi alla fine poi il presidente della COGIS ci scrive meno. Perché fa internamente il raffronto fra la qualità, i principi della qualità e quello che poi dice, ma questa stessa così tanto degli errori, chissà cosa fanno all'Istat. Ma il tacchino era lui. Il tacchino è qui, se serve. Il tacchino è sempre allora, a parte gli scherzi e a parte tutto, data literacy e statistica literacy, la questione è proprio la gestione dell'incertezza e quindi la modellazione dell'incertezza e quindi l'inferenza. Tutto ciò, mentre lo dico, mi richiama alla mente che oggi abbiamo parlato in tante situazioni di intelligenza artificiale. Abbiamo parlato in tanti casi di come questa può aiutare a produrre informazione.
magari anche in tempi più veloci rispetto ai precedenti modi di produrre informazione. Però anche lì bisognerebbe dire, ma gli algoritmi, ok, ma come vengono alimentati con i dati? Ma ce l'hanno la data literacy loro mentre alimentano questi algoritmi? Questa è una bella domanda. Ce l'hanno la statistica literacy loro mentre vengono questi motori alimentati? Che lo so, forse sì, forse no, forse l'intelligenza artificiale generativa ce l'ha. Qui introduciamo anche elementi degli elementi di etica del dato. Maurizio, vedevo che prendevi il microfono e in questo momento cioè abbiamo scelto, quando ci siamo messi d'accordo per fare questo talk, siccome era l'ultimo, di farlo più fluido e quindi chiunque può intervenire. Insomma, Monica ha messo tanta carne, tanta roba. Sì, sulla questione dell'intelligenza artificiale volevo intanto anch'io dire qualche parola, nel senso che diciamo non è che ci possiamo chiudere in una torre d'avorio noi statistici, no. Chiaramente dobbiamo anche capire che il mondo si evolve in tante direzioni e il mondo dell'intelligenza artificiale è un mondo che adesso ha un ampio bacino di anche studiosi, perché considerate che tutta la parte degli ingegneri informatici e degli informatici stessi si occupa adesso in buona parte o di machine learning o di intelligenza artificiale, dove per intelligenza artificiale c'è e machine learning c'è anche una bella sovrapposizione, però si occupano in maniera tale da cercare di risolvere pragmaticamente dei problemi, non tengono conto dell'incertezza spesso, e questo è un grande problema. Però è anche necessario iniziare a ragionare in termini anche di che cosa prendere dall'intelligenza artificiale, che cosa può essere utile dell'intelligenza artificiale per la statistica ufficiale. Per esempio, le modalità nuove, lo scraping dei dati è una modalità che oramai è anche presa in considerazione da tanti istituti nazionali di statistica in tutto il mondo, oppure anche l'uso di dati che appunto che provengono da fonti diverse, no? Si parla di multifonte, no? Di possibilità di utilizzare dati che provengono da multifonte, ed è quello che poi è riportato nella nuova legge, diciamo, in discussione, la 223 in Parlamento Europeo, che adesso è in discussione in Parlamento Europeo, dati multifonte. Quindi c'è uno sforzo di andare in quella direzione, di usare anche l'intelligenza artificiale. Poi vorrei spezzare una lancia verso gli sondaggi, nel verso senso è arrivato, finalmente è arrivato il bonifico, perché avevo il tacchino. Nel senso che io sono dell'idea che sostanzialmente dipende naturalmente da chi fa il sondaggio, dipende dalla serietà dell'azienda che produce i sondaggi. Però è chiaro che il sondaggio è fatto per fit for purpose, come dicono gli inglesi, no? È chiaro che è relativo alle necessità che sono. E poi un sondaggio tipicamente è diverso da un'indagine statistica, nel senso che spesso è molto limitato, si limita a qualche domanda, no? Perché quello poi è il panorama tipico del sondaggio. Quindi secondo me c'è comunque lo spazio per i sondaggi, perché quel tipo di analisi vanno fatte, sono necessarie. Cioè anche mi ricordo quando ero appunto anch'io presidente della SIS, c'era il professor Giovannini che era il presidente dell'Istat, lui faceva il sondaggio, ma lo saprete anche voi, della qualità del dato prodotto cioè della quanto il dato statistico dell'Istat veniva effettivamente apprezzato dalla gente, e lui ci teneva molto, e se lo faceva fare dai sondaggisti, non è che lo faceva lui all'interno dell'Istat. Quindi questo tipo di discorso vale, continua a valere il sondaggio. È chiaro che dipende da chi lo fa, naturalmente, certo la serietà, se si seguono i principi
della statistica, cioè quello di saper, di rendere trasparente tutto il processo di, rilevazione del dato e di analisi del dato, allora a quel punto perché non credere al sondaggio è fatto con delle caratteristiche qualitative tipiche di un'indagine statistica anche effettuata dall'Istat. È chiaro che l'Istat ha un nome e quindi quello che fa l'Istat è solido sostanzialmente, no? E è questo anche quello che deve avvenire nei istituti che fanno i sondaggi, cioè mantenere il nome solido, perché altrimenti poi dopo nessuno vi si fila più, poi come dicevi te, se certo. Io non c'ho la in qualche modo l'autorevolezza sì. Che ho legata con non riesco più a andare avanti. Solidità, autorevolezza e un po' di orgoglio Istat, è proprio notizia di qualche minuto fa, ho ricevuto una mail, giuro che non era studiata. L'approccio multidisciplinare che in Istat c'è sull'intelligenza artificiale ha fatto sì che uno dei nostri gruppi ha fatto una proposta di lavoro e la proposta sulla sperimentazione del lavoro che stiamo facendo è stata accettata dall'UNECE. Lo volevo aggiungere perché mi sembrava anche coerente con quello che avevamo appena detto, ne stiamo parlando come argomento e all'Istat ci sono ormai diversi gruppi di lavoro trasversali al Dipartimento della Produzione e al Dipartimento della Diffusione, della Metodologia e della Comunicazione che si stanno applicando sulla materia. Le parole di Maurizio Michi introducono quello che voleva essere per me l'ultimo aspetto di questa chiacchierata. Quindi, stando a quello che ha detto, si possono individuare delle buone pratiche. Anche precedentemente abbiamo parlato di best practice sull'uso dei dati, sia nel mondo della statistica ufficiale sia dei sondaggi. Fammene un esempio. Allora, in tutte le professioni sono delle best practice. Naturalmente ci sono anche nel nostro mondo, c'è anche nel mondo dei sondaggi, come ci sono anche le pratiche negative, cioè in tutti i mestieri ci sono cose fatte meglio e cose fatte meno bene. Secondo me una best practice sulla statistica è lo statistical, perché è una best practice in cui effettivamente si fa il lavoro che si deve fare. Cerco di spiegare perché un tema che c'è, e noi usciamo da un triennio pandemico che ci ha consegnato un problema. Il problema che ci ha consegnato è il rapporto tra gli italiani e la statistica e i dati, che è un rapporto che è diventato strettissimo, una passione per la statistica, per i dati, che però è stato segnato da due fasi. La prima fase è la fase dei contagi. Noi ogni sera aspettavamo un dato assolutamente solido, perché era il dato, credo, fornito all'Istituto Superiore di Sanità, che ogni sera ci diceva alle 18 tutti vivevamo, a prescindere dal titolo di studio, tutti eravamo appesi a quel dato lì, che veniva fuori quotidianamente. In quel momento è stato un momento molto positivo per la statistica ufficiale, perché effettivamente era un dato in cui insomma, tutti credevamo in qualche modo, poi con tutti i limiti che hanno tutti i dati. Addirittura in quel periodo gli italiani si sono abituati a ragionare secondo principi statistici non banali, ragionavano in trend, stiamo per raggiungere il picco, abbiamo superato il picco, a questo punto inizierà una discesa, poi magari ci fermeremo, ci sarà un plateau, cioè continueremo ad avere dei contagi ma con un numero minore. Cioè abbiamo avuto una fase effettivamente di attenzione al dato che era un'attenzione positiva. Prima fase, buona notizia. Seconda fase, brutta notizia, la fase dei vaccini. Nel periodo dei vaccini gli italiani sono stati investiti da una quantità straordinaria di dati diversi. Questa non è una best practice. Cioè in quel momento sono arrivati addosso a noi, agli italiani, e non è mai colpa dell'opinione pubblica. Quindi ci dobbiamo interrogare noi da persone che vivono il mondo della statistica, perché è stato inondato il pianeta, ma anche il nostro paese, di dati assolutamente difformi l'uno dall'altro, che hanno confuso molto i nostri concittadini e che hanno dato una percezione diversa di come comportarsi rispetto alla vaccinazione. Ma perché è successa questa cosa? Perché le fake news hanno presa? Le fake news hanno presa perché comunicano bene. Cioè le fake news sono ben divulgate e quindi spesso funzionano meglio dei dati raccolti bene. Sì. Questo è un pezzo di, oltre naturalmente alla propensione alla dietrologia, che in una parte della popolazione prescinde dalla seduttività del dato, però c'era evidentemente qualcosa di seduttivo in quel pezzo di comunicazione e di divulgazione. Io penso che la divulgazione faccia bene in tutti i territori, cioè
però deve essere fatta in un certo modo. Piero Angela è stato un grande divulgatore per la scienza nel nostro paese. Ha fatto bene o ha fatto male l'esperienza di Piero Angela per la scienza italiana? Direi che ha fatto bene. Poi naturalmente dietro Piero Angela, il divulgatore, c'era una squadra di esperti, di persone che sapevano cosa far divulgare a Piero Angela. Io vi, non so se tutti conosciate, vi prego di studiare e di andare a vedere sui social network un professore, una persona, che ha come nome sui social network la fisica che ci piace. Qualcuno di voi lo conosce? Sì. Oh, Schettini, credo si chiami. Per una O si è salvato. Schettini. Quindi quando in anche di le lettere oltre i numeri fanno quando la le differenza. Lettere, insomma, esatto. In termini di affidabilità, quella I finale lo ha salvato. La fisica che ci piace è un account di un docente. Questo professore ha 1 milione di follower e parla di fisica con degli esempi simpatici, con insomma, anche un'estetica che fa sorridere, che è simpatica, no? Però è un professore, dice delle cose assolutamente corrette. La fisica che ci piace fa bene o fa male alla fisica? Probabilmente fa bene, perché divulga, perché sono dei ragazzi giovanissimi che ora sanno qualcosa in più di fisica grazie al suo contributo. Allora, secondo me, quello che deve fare anche il nostro mondo, il mondo della statistica, è non avere paura di usare quei linguaggi. Cioè di usare il linguaggio anche radicale della divulgazione. Dicevo di Istat, dicevo di Statistical, ma in generale anche della comunicazione digital di Istat, perché secondo me sta andando in quella direzione. E questo è un elemento positivo. Io ogni tanto guardo un piccolo video che mette Istat, in cui divulga in 1 minuto delle impostazioni, dei temi, delle cose, degli aspetti di statistica, fatti da ricercatori di altissimo livello che magari non sono abituati alla comunicazione di quel tipo. Però andare in quella ti direzione, fare un podcast sul campo ambassador ufficiale di Istat, no, ma ti è la verità, molto. È una cosa fantastica, quindi chiudo davvero con i complimenti. E poi ovviamente questo è un percorso che dobbiamo tutti insieme come comunità statistica scientifica migliorare. Grazie Livio, le ultime battute sono ai due professori e poi a me una manciata di secondi per chiudere. Monica? Sì, allora grazie, ci fa piacere che il nostro lavoro ti piaccia e ci fa piacere che tu abbia sottolineato l'importanza di divulgare. Io però in questa sede voglio dire che Istat lavora con un bilancio che è un bilancio fornito dallo Stato, cioè il nostro committente è un committente assai esigente perché è composto da 60 milioni di cittadini che vogliono sapere e hanno il diritto di sapere come sta andando e l'economia e la società e il mondo delle migrazioni e l'agricoltura, eccetera, eccetera, eccetera. Il punto è che vogliono sapere, ma talvolta non hanno gli strumenti per comprendere, perché noi siamo un popolo di CT della nazionale, cantanti, navigatori, grandi cuochi, cioè ci si intende di tutto, e al tempi del Covid ci si intendeva tutti di statistica e tutti si voleva capire. Però la statistica è una disciplina, non voglio dire una scienza, non esageriamo, però è una disciplina che ha le sue regole, i suoi linguaggi che devono essere compresi e studiati. Quindi divulgare va benissimo, però per stare un po' anche dietro le quinte e per saper distinguere il grano dalla pula, perché poi dopo le fake news hanno presa, ma quando ti viene detto che il tasso di inflazione decelererà in maniera improvvisa nei prossimi 6 mesi, forse se hai gli strumenti per capire come è costruito il tasso di inflazione non ci credi e fai bene a non farlo. Quindi è importante che la disciplina sia trasmessa nelle scuole, a iniziare dalle scuole elementari, perché i concetti di base sono come i concetti di base d'apprendimento di un linguaggio che non è la matematica, che non è l'inglese, l'italiano o quel che è, ma è un linguaggio dell'incertezza, della costruzione di fenomeni e dell'indagine di fenomeni collettivi. Quindi dalle elementari, le medie, le superiori, l'università. In molti corsi universitari la statistica non si insegna e non va bene, perché è il linguaggio di gestione dei dati, di comprensione dei dati, è l'unico antidoto verso, secondo me, certe fake news numeriche e certi andamenti suggeriti che poi non trovano nessuna rispondenza con la realtà. Maurizio? Concordo perfettamente su questo concetto di far entrare la statistica nella scuola. Quando ero presidente della SIS, certo. Riuscì per la prima volta a far rientrare nei corsi di ordine e grado la statistica per un quarto
poi questa non viene poi del tutto insegnata, perché i matematici tipicamente fanno difficoltà a farlo, per cui figurati sfondi una porta aperta. Però una cosa è anche necessaria, avere una formazione continua. La formazione continua è un aspetto centrale, perché come vedete quello che abbiamo studiato, che ho studiato io sui libri di università, oramai praticamente è diventato quasi inutilizzabile. Quindi bisogna continuare a formarsi, e la statistica in questo caso è uno delle cose più importanti da una parte, e poi la comunicazione secondo me è anche l'altro elemento, era quello che si diceva prima, se invece di lasciare il commento la comunicazione la fa lo stesso statistico, questo diventa più importante. Lo statistico deve diventare in qualche modo anche un po' un giornalista quantitativo. Grazie Maurizio, e direi che per questo ci sono i comunicatori della cultura statistica, e l'Istat ne ha tanti, che ringrazio tutti ufficialmente, che hanno contribuito insieme ai colleghi della SIS a fare questo Statistic Call, che non si ferma oggi si conclude soltanto lo spazio di approfondimento a Palazzo Bomben, continua fino a domenica, e tra poco chi ci vorrà ci potrà seguire anche sia in presenza che sul canale YouTube sulla presentazione di libri. Abbiamo ancora tante iniziative, e proprio per dare una forma a questi dati, per dargli un senso, renderli comprensibili fin dall'inizio, vi invito anche in tutti i nostri contesti di Statistical Young e di iniziative della promozione della cultura statistica, abbiamo iniziative che coprono i bambini dall'età primaria fino ai licei. Abbiamo, per rendere il dato seduttivo, abbiamo le Olimpiadi, le competizioni, le Olimpiadi statistiche, che sono fatte peraltro in collaborazione con SIS, che è uno dei nostri partner di Statistic Call. Abbiamo una cosa importante che ci ha aiutato tanto durante il Covid, e per me è stata la prima esperienza, perché ero da poco in Istat, ed è stato veramente coinvolgente, il censimento sui banchi di scuola. Abbiamo ai bambini delle elementari e delle medie, con colleghi della comunicazione, insieme ai docenti, e anche questa è una parte molto importante, è stata fatta la parola formazione. La comunicazione della cultura statistica ha una grandissima importanza nella formazione, non soltanto nell'apprendimento e nell'aumento del know-how, nelle competenze anche di materie scientifiche, dove nonostante tutto l'Italia ha fatto dei progressi magici negli ultimi anni, ma è ancora un po' fanalino di coda rispetto ad altri paesi dell'Europa. Ecco, la statistica e la cultura della statistica può dare una mano anche lì. Olimpiadi, censimenti sui banchi di scuola, poster statistici, gamification, cioè vi invito a seguire tutte le nostre iniziative, moltissime sono a un passo da voi se siete a Treviso, sono a Piazza Borsa, sono a Piazza dei Signori, sono all'Istituto Luzzati, sono alla BRAT. Ieri ci sono state e ho visto una cosa meravigliosa, la prima biblioteca in Italia fatta per i bambini, c'era un fasciatoio, c'era un albero, c'erano tanti libri, c'era uno spazio picnic e c'erano libri per bambini e c'erano i giochi con i numeri e c'erano appunto delle esperienze di giochi statistici. Mi fermo qui, tutto sommato non siamo andati neanche troppo oltre. Ringrazio tantissimo Livio Gigliuti, che ci ha fatto un grande anche, come dire, grandi complimenti da parte di chi non è statistico, e quindi grazie Livio, grazie Monica Pratesi, grazie Maurizio Vighi, anche perché era l'ultimo talk di una maratona, solo oggi 9 e altrettanti si sono succeduti nei giorni, quindi insomma era faticoso fare quest'ultimo talk. Ringrazio tutti anche per la tenacia con i quali ci avete seguito, ma continuate a seguire. Quindi dovevamo... Lì abbiamo capito perché è stato...